parece una bobada con todo lo que ha pasado. Ho fatto alcune ricerche e credo che potremmo provare a mettere in piedi un impianto di raffinazione artigianale. L'unico ostacolo è che servirà molto lavoro e non posso farlo tutto da solo. Dovremo costruire una cisterna per petrolio da 1000 litri di capacità. Possiamo usare lo scafo dell'imbarcazione affondata nel fiume. Ci sono volontari per recuperarlo? Dobbiamo allestire un sistema di raccolta del greggio. Chi vuole far parte della catena di trasporto? Sistemati questi due aspetti, dovremo essere in grado di produrre diesel, cherosene e benzina sufficienti per far volare gli aerei e forse anche per trarne un profitto. Questo dovrebbe essere l'albero genealogico di Abby. La sua famiglia è vissuta in questo villaggio per centinaia di anni e sembra che in qualche modo sia legata alla maggior parte degli abitanti del villaggio. La toma lo que quiere. Es difícil conseguir que revele sus secretos. Pero encontré uno. Creo. ¿Davvero? El pueblo tiene muchas capas. Remueves una y encuentras otra. Y otra. Sembra avere una storia complessa. A veces me pregunto si no ha estado aquí. De una manera u otra, desde el principio, parece diferente a los otros. ¿Cuáles otros? Todos. Hombres buscando petróleo, oro. Se llevan todo lo que pueden. Continuate a razionare la distribuzione dei viveri. Quando arriveremo in zona, sarà meglio che la vostra gente sia più preoccupata di cosa mangiare o per la febbre dei loro figli rispetto a ciò che avviene fuori dal villaggio. Come promesso, una volta che l'ispezione dell'area sarà conclusa, vi invieremo razioni mensili doppie rispetto a quelle che ricevete al momento dalla CARE per 24 mesi. A patto, ovviamente, che rispettiate la vostra parte dell'accordo. Cordialmente, Esteia Diaz, direttrice dei programmi di sviluppo sociale, Ordine della Trinità. Come ti fu oggi? Estuviste con me. Questa è la storia di alcune caverne della zona che, secondo le voci, sarebbero infestate. Tremendi rumori spettrali sembrano provenire dalle viscere della terra. Nessuno che sia entrato in queste caverne ha mai fatto ritorno. Suoni misteriosi, a metà tra il rombo del tuono e l'ululato dei cani, aleggiano nell'aria, conditi da un'inspiegabile luce che rifulge all'interno. Signorina Ortiz, la ringraziamo per la sua recente indagine. Abbiamo prodotto un indice della qualità dell'acqua, IQA, per i siti fluviali che circondano il villaggio di Kuak Yaku.
Sulla base dei campioni da lei forniti, i risultati indicano che tali località fluviali dovrebbero essere classificate come aree di scarsa qualità idrica. Il risultato dello studio ha evidenziato la diffusione di problematiche su larga scala, quali interrimento, inquinamento da agenti chimici e contaminazione da metalli pesanti. La torbidezza e la concentrazione di solidi totali superano i limiti ambientali. L'acqua con un alto grado di torbidezza non può essere usata come acqua potabile, mentre l'alto livello di solidi totali implica che non si possa usare nemmeno come acqua irrigua, in quanto potenzialmente dannosa per gli impianti. Si presume che la pesca di sussistenza, precedentemente praticata in loco, non sia più possibile nelle aree in oggetto, con conseguente impatto negativo sulle condizioni di vita della popolazione. Allo stesso modo, il pH e il COD mostrano un elevato tasso di alcalinità. Questi parametri dimostrano la presenza di inquinamento chimico nel fiume. Un pH alcalino, acqua dura, si traduce in effetti corrosivi in grado di danneggiare tubazioni e vestiti. Alti livelli di fluoruro comportano il rischio di patologie come fluorosi dentale od ossea. La presenza di batteri patogeni, come la salmonella, rappresenta anch'essa una minaccia immediata per la salute della comunità locale. Tradizionalmente fatte di tessuto e imbottite con giunchi e chicchi di grano, le bambole funerarie sono spesso raffigurate con un oggetto in mano, come uno strumento musicale, una palla o del filo. In questo caso la bambola regge un neonato, forse a significare che la defunta era una madre. Este pueblo estuvo una vez bajo el ala y la atención del cóndor, pero dejamos que el águila lo ahuyentara. Non sono sicura di capire. Yo tampoco. Nos perdimos en nuestra búsqueda. Pensé que seríamos más felices con monedas en los bolsillos, pero el águila también se llevó eso. Qualcuno ha sbarrato la strada.
possa la sete di potere di Waita essere soddisfatta prima che giunga il momento di seguirlo nell'aldilà. Pare che il ponte sia in agibile. Questa stanza si è conservata meglio del resto della grotta. Ha visto a mio marito? O a mia hija? Non credo. Dove li hai visti l'ultima volta? Pasan las noches con las estrellas, brillando y saludándome. Pero por la mañana viajan al río. Oh. Normalmente los veo brillando ahí. Pero la tormenta entre las olas aguas... Sé que están ahí abajo. Sé que lo están. Thank you.
Questo stampo conico di ghisa era principalmente usato negli anni 60 e 70 per fabbricare piccoli lingotti d'oro. La sua forma peculiare portava l'oro a depositarsi sul fondo, separandosi così dalle impurità.